in occasione del decimo compleanno dell'Associazione dei pazienti con scompenso cardiaco, abbiamo modo di presentare il progetto riabilitativo qui a Montecompatri, che vede un approccio integrato per il paziente scompensato cardiorespiratorio. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare tecnologie ormai collaudate, quale la telemetria, quale l'ecocardiografia, ma anche il test cardiopolmonare per una valutazione complessiva all'ingresso e all'uscita del paziente cardiorespiratoria, e ancora anche tecniche di teleriabilitazione. È l'occasione per presentare il master di primo livello sulla riabilitazione cardiorespiratoria e telehealth, cioè che è un master che vuole essere uno strumento formativo per sia per i fisioterapisti, i riabilitatori e i medici, al fine di creare appunto un substrato culturale che permetta il miglior trattamento e gestione del paziente cardiorespiratorio, del paziente con scompenso cardiaco, un paziente estremamente delicato, estremamente complesso, con un legame molto forte con il territorio. A Montecompatri, presso la struttura San Raffaele, abbiamo organizzato una giornata importante nella, diciamo, l'innovazione della riabilitazione cardiologica, perché presentiamo un modello nuovo, un modello che vede il paziente attore del processo migliorativo delle sue cure. La riabilitazione cardiovascolare è un momento cruciale nella gestione del paziente con scompenso cardiaco, nella transizione dalla fase acuta alla fase cronica, perché attraverso la riabilitazione si può sicuramente correggere una serie di fattori cosiddetti di stili di vita, quindi alimentari, esercizio, ma anche ottimizzazione della terapia, e quindi è una fase che dovrebbe essere considerata standard, e in questo senso ci sono indicazioni importanti dalle linee guida.